Oggi ci occupiamo di cuore e salute e sì, diciamo che parliamo dell'organo più importante del nostro organismo, poi tutti gli organi sono importanti, il cuore un po' è il centro, no? E per parlare appunto di cuore e salute andiamo a salutare insieme il professor Sergio Berti, presidente della Società Italiana di Cardiologia Invasiva. Pronto? Presidente, Buongiorno, buongiorno a buongiorno a tutti. lei. Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi ci occupiamo di una parte della cardiologia un po' particolare perché sembra che oltre mezzo milione di italiani soffra di malattie delle valvole cardiache, giusto? È così? Beh sì, preso diciamo in termini generali, considerando tutte le malattie, probabilmente quello è una stima, ma è un valore vicino alla realtà, molto vicino alla realtà. Perché mai proprio le valvole cardiache? Da che cosa può dipendere? Il motivo principale è che negli ultimi 60-70 anni abbiamo assistito a un cambiamento in quella che è l'epidemiologia della malattia valvolare, che è legata proprio al cambiamento del motivo per cui le valvole si ammalano. Nell'immediato dopoguerra la patologia prevalente che colpiva le valvole era una malattia di tipo reumatico, tipo infiammatorio, che le persone contraevano una malattia che interessava le articolazioni e come conseguenza aveva il Questo coinvolgimento problema delle valvole. cardiaco. In realtà questo con l'utilizzo capillare degli antibiotici, anche nell'età diciamo pediatrica, ha di fatto fatto sparire questo tipo di malattia e invece assistiamo adesso a una malattia che è una malattia tipicamente degenerativa delle valvole aortica principalmente, ma anche della mitrale, che sono le due valvole principali diciamo, del cuore. È legata all'invecchiamento medio della popolazione. Lei consideri che il nostro cuore batte all'incirca 100.000 volte in un giorno. Se moltiplica questo numero per il numero dei giorni di un anno e per il numero degli anni in cui viviamo, ha un'idea della mole di lavoro che Sarebbe il meglio nostro non cuore fa. pensarci, quando Sarebbe uno meglio non, inizia a pensare esattamente, al sarebbe meglio non cuore si va pensarci. subito in tensione, Ed è un assolutamente. organo che non può ovviamente fermarsi, quindi Fermarsi, non. certo. E tutte le volte che il cuore batte, le valvole si aprono e si chiudono, quindi anche il meccanismo proprio di usura della Certo, è valvola un è un lavoro che meccanismo non non, finisce mai. enorme, inimmaginabile per qualsiasi apparecchio che l'uomo costruisce. Quindi fortunatamente il nostro organismo ha un sistema di rigenerazione, quindi in perfetta efficienza anche. L'aumento dell'età media ha portato a una nuova malattia delle valvole, che è quella degenerativa, che colpisce soprattutto quindi le persone in età più avanzata. Tenga conto che 50 anni fa una persona di 60 anni era un anziano, adesso una persona in età lavorativa un tra virgolette giovane. E quindi questo ha spostato completamente il problema. Quindi abbiamo a che fare con una popolazione ovviamente più anziana, il fatto che sia più anziana fa aumentare non solo le malattie del cuore, ma anche le altre, quelle che noi chiamiamo comorbilità, quindi l'incidenza del diabete. Pensi solo che il diabete incide grosso modo per il 30% nella popolazione, quindi una vera e propria epidemia. Le malattie polmonari, l'ipertensione arteriosa che determina a suo modo uno stress meccanico sulla valvola, in quanto la valvola lavora su regimi di pressione più elevati. E quindi tutto questo fa sì che le valvole si ammalino proprio per, usare un brutto termine, per usura. E questo diciamo che se consideriamo la popolazione anziana sopra i 75 anni, la malattia valvolare aortica incide grosso modo tra un 4 e un 7%, dipende un po' dal case mix, dal tipo di popolazione della popolazione, e la malattia della valvola mitrale all'incirca per più del doppio, quindi un 9-10%. Queste chiaramente sono stime, ma danno un'idea del numero di persone che sono Ecco, ammalate di il questo. problema più ricorrente è proprio quello del restringimento stesso delle valvole, non è vero? Sì, le valvole si ammalano sostanzialmente in due modi. Uno, perché si aprono un po' meno e quindi vanno incontro a quello che noi chiamiamo stenosi. L'altro invece è l'insufficienza, quindi il fatto che non chiudano perfettamente. Entrambe le malattie determina poi alla fine un malfunzionamento della valvola, quindi o perché impedisce l'efflusso del sangue o perché favorisce un rigurgito importante, poi alla fine il risultato è che la valvola funziona male. Per quanto riguarda la valvola aortica, prevalentemente la malattia
è rappresentata dalla stenosi, dal fatto che non si apra, in percentuale minore dall'insufficienza. Per la valvola mitralica è esattamente l'opposto. La maggior parte della patologia che affligge la valvola mitralica è l'insufficienza, uh-huh, e solo una parte minoritaria è rappresentata dalla stenosi, uh-huh, mentre un tempo era il contrario, quando al tempo della malattia reumatica è esattamente l'opposto. Quindi in uno scenario di 50 anni sono cambiati anche un po' tutta una serie di aspetti legati anche al trattamento. Chiaramente, no? Per parlare un po', per farci capire un po' da tutti i nostri radioascoltatori, e questi sono problemi che non si possono chiaramente osservare con un semplice elettrocardiogramma. Il primo sospetto di una malattia valvolare nasce dall'ascoltazione, dal fatto che il medico metta il fonendoscopio sul torace del paziente, uh-huh, perché il soffio è il sintomo, il segno, scusi, più frequente, che accomuna un po' tutte le valvulopatie. Da lì nasce il sospetto e l'esame che dà la certezza e permette anche di valutare di diagnosticare la malattia, effettivamente qual è il problema, di valutare se il problema c'è e di che entità è, sicuramente l'ecografia, l'ecocardiografia color Doppler, che permette di fare una diagnosi praticamente definitiva. Certo. E questo, essendo un esame che ha un suo costo, una sua importanza, eccetera, dovrebbe essere fatto mirato dall'ascoltazione. Uno vista, ascolta, intuisce che c'è la possibilità che ci sia una malattia valvolare, poi passa allo step successivo che è rappresentato dall'elettrocardiogramma e dall'ecografia, e con questi tre strumenti, che sono tutti e tre strumenti ambulatoriali, non invasivi, quindi che non creano discomfort per il paziente, riesce a fare diagnosi. E decidere se poi quella è una malattia da curare o da non curare. Non è detto che le malattie valvolari debbano sempre necessariamente essere curate. Ecco, abbiamo parlato di terza età, ma questo problema, questa patologia potrebbe colpire anche le persone più giovani? Beh, diciamo, non c'è un passaggio netto tra un'età e l'altra. È chiaro che questo è un andamento che va in crescita costante. È chiaro, come diceva lei, un po' comincia, da usura, così possiamo dire. Esatto, certo. Quindi comincia anche in età più giovani, però chiaramente il problema lo si ha principalmente, almeno in questi termini epidemiologici, nei pazienti un po' più anziani, sì, questo sicuramente. Ecco, questo. Questo in linea di principio, naturalmente, questo può essere presente anche in un trentenne, non è in assoluto che... Ecco, un problema alla valvola aortica, ad esempio, dà dei sintomi, può dare dei sintomi? Ma guardi, i sintomi della valvola aortica che compaiono in una fase abbastanza avanzata di malattia sono sostanzialmente tre, sintetizzandoli molto. Il primo è la ridotta tolleranza agli sforzi, cioè la comparsa di affanno quando uno fa uno sforzo, per esempio le scale o per esempio... Il secondo sintomo, e questo è un sintomo abbastanza, diciamo così, improvviso, è la sincope. Cioè il fatto che a un certo punto uno possa svenire. I motivi per cui uno può avere una sincope sono molteplici, però da tenere in considerazione che una causa potrebbe essere la stenosi, cioè la scarsa capacità di aprirsi della valvola aortica. Il terzo segno è la comparsa di dolore durante sforzo sul torace, un po' tipo quella angina, esatto, che normalmente è, almeno nella maggior parte dei casi, è rappresentata da una malattia delle coronarie, ma in questo caso qui è rappresentata dal fatto che la valvola, aprendosi meno, fa passare meno sangue, arriva meno sangue alle coronarie. Le coronarie magari sono normali, ma di fatto ricevono un quantitativo di sangue, quindi di ossigeno minore. Certo. Quindi è un meccanismo di insufficienza coronarica. Si può dare una definizione invece di sincope? La sincope è la perdita completa di conoscenza, normalmente con caduta a terra. La sincope è di origine cardiogeno e la stenosi della valvola aortica è una delle cause, ce ne sono altre, è un segno abbastanza caratteristico, insomma, di questa malattia valvolare. Non è frequentissimo, ma quando lei è una delle cose a cui pensare. Certo. Allora, volendo parlare di terapia, di cure, si arriva sempre all'intervento cardiochirurgico oppure no? No, i pazienti che hanno necessità di un trattamento chirurgico della valvola sono una quota di pazienti. Il modo migliore per affrontare e trattare le malattie valvolari aortiche è quelle che siano seguite nel tempo. Sono seguite da uno specialista nel tempo, con l'ausilio di strategie diagnostiche non invasive, come per esempio l'ecografia, la comparsa dei sintomi, eccetera, si stabilisce quello che i tecnici usano
usare una parola molto tecnica, il timing, cioè il momento in cui è necessario fare qualcosa. Certo. E questa è una cosa importante, perché scegliere il momento opportuno, il momento ideale, quindi non troppo presto, non troppo tardi, per fare un intervento cardiochirurgico o uno dei nuovi interventi non invasivi, meno invasivi per il trattamento della valvola aortica, questo è fondamentale, perché la valvola, se la malattia valvolare aortica viene trattata troppo tardivamente, questa può creare dei danni ad altre strutture cardiache, tipicamente il ventricolo sinistro, e quello non si sostituisce, non si ripara. E quindi questo, la strategia attualmente, la prima strategia di scelta è la sostituzione valvolare aortica. Sostituzione valvolare aortica chirurgica, quindi tecnica cardiochirurgica, si apre il torace, si rimuove la valvola malata e si sostituisce con una protesi, è ormai una storia ben consolidata di oltre 50 anni con risultati eccellenti. Il problema è che questo aumento dell'età media della popolazione ha creato una quota di pazienti che hanno sì effettivamente la malattia valvolare aortica, avrebbero sì necessità che questa fosse operata, ma l'intervento chirurgico è a rischio troppo elevato, e quindi negli ultimi 10 anni si è lavorato molto su tecniche di sostituzione della valvola aortica non chirurgica, quindi a bassa invasività, meno senza aprire il torace. Senza aprire, esattamente, senza aprire il torace. Proprio per quei pazienti che sono più fragili o che avrebbero comunque un rischio operatorio più elevato, non possono proprio tecnicamente essere operati. Ma lei sta parlando del passaggio dall'arteria femorale? Sì, quella che si chiama con un termine tecnico TAVI, cioè il trattamento transcatetere della valvola aortica, anche della mitrale, però sicuramente la valvola aortica in questo momento, proprio la disponibilità di tutta una serie di strategie di evoluzione tecnologica dedicata a quel tipo di intervento, ha fatto grandissimi progressi. Certo. Sono 10 anni ormai, la storia della intervento transcatetere della valvola aortica ormai ha 10 anni, in questo momento non si sostituisce alla strategia chirurgica, rimane comunque di prima scelta, in questo momento è dedicata ai pazienti che non sono operabili. Ecco, infatti proprio questo le volevo chiedere, come viene scelto il paziente che può accedere a questo tipo di intervento con la transcatetere anziché quella a torace aperto? Allora, ci sono delle linee guida che sono condivise dalla società di cardiologia sia a livello nazionale che europeo, quindi abbiamo deciso che il paziente che può beneficiare di quel tipo di trattamento è un certo tipo di paziente a rischio più alto o non operabile o a rischio molto alto. In verità devo dire che negli ultimi anni i dati a nostra disposizione ci hanno permesso di abbassare molto quello che era considerato l'alto rischio chirurgico, quindi queste tecniche a bassa invasività si stanno spostando verso pazienti a rischio moderato, intermedio, alto, insomma, quindi questa è un po' la storia naturale di tutte le nuove tecnologie, vengono dedicate prima a dei pazienti che non possono fare altro e poi piano piano in base ai risultati che si ottengono, in base alla bontà dei risultati poi si decide di estenderli. Tenga conto che uno ancora dei punti interrogativi sull'impianto di valvole percutanee è legata alla durata della valvola, cioè mentre per le valvole chirurgiche abbiamo un'esperienza di 50 anni che ci dice ormai molto su quella che è la durata della valvola, su questo abbiamo un'esperienza che è sempre ragguardevole, ma è recente, di 10 anni, una decina d'anni, quindi un'esperienza già importante che ci ha permesso comunque di spostare, ma il reale momento in cui si decide se quel paziente va beneficia di un intervento chirurgico convenzionale o di un intervento di chirurgia invece interventistica nuovo, transcatetere, si decide attraverso una decisione congiunta, mi perdoni il bisticcio di parole, tra cardiologo, cardiochirurgo, anestesista, e stanno entrando in questo team che appunto si chiama ART Team, proprio per il fatto che si decide in team qual è la soluzione, certo, si analizza il profilo di rischio del paziente, si valuta quelle che sono le sue necessità di salute e sulla base di quello si sceglie quella che è la terapia migliore per lui, quindi qual è il rischio chirurgico, qual è il rischio della procedura di transcatetere, qual è il profilo generale, compreso la fragilità per esempio dei pazienti. I pazienti anziani spesso hanno delle altre problematiche, delle problematiche di salute per cui rendono un intervento più o meno percorribile, pensi solo al fatto
del trauma per un paziente certo, anziano di stare certo. in ospedale 10 giorni, 15 giorni, spesso perdono i loro riferimenti, non mangiano, si scompensano proprio dal punto di vista psicologico, spesso basta riportarli a casa e riacquistano sì, è chiaro, un po' di serenità proprio, almeno. Esatto. Ecco, invece dottore, le volevo chiedere, ma per quale ragione il nostro paese questo tipo di intervento non gode di questo pieno riconoscimento? Beh, quello che mi dice lei è una novità per me, nel senso che il nostro paese in Europa è uno dei paesi che si è impegnato molto su questo tipo di no, io parlavo da parte del Servizio Sanitario Nazionale, no, sì, chiaramente. Sì. Allora, distinguiamo le due cose, dal punto di vista del mondo scientifico ecco, sì, sì. si è mosso molto, i professionisti, pensi che la Società Italiana di Cardiologia Invasiva ha prodotto insieme alla Società di Cardiochirurgia un documento che si chiama appunto un documento di posizione dove si stabiliscono gli standard minimi, le indicazioni, quello che un centro deve avere per fare bene questo intervento, mm-hmm. il volume minimo, quindi cioè, c'è stato una grossa impegno dal punto di vista scientifico. La Società Italiana di Cardiologia Invasiva in questo momento, questo dato da molti anni, ha un registro su base nazionale, un database dove vengono inseriti gli interventi di tutti i centri che stanno operando in questo momento nel territorio nazionale, o meglio non proprio tutti, il 95 circa dei centri, per cento mm-hmm. dei centri, quindi praticamente una fotografia. Da qui impariamo moltissimo, oltretutto questo database è pubblicato sul sito della nostra società scientifica che tutti possono consultarlo, quindi medici, pazienti, certo. decisori pubblici, e questo è un aspetto. Ecco, no, ecco l'aspetto parallelamente quello... non c'è stato, esatto, quello a cui faceva riferimento lei, non c'è stato parallelamente una velocità di recepimento di tutta questa problematica dal punto di vista economico, amministrativo. Questo diciamo è spesso è così, nel senso che c'è una certa latenza, perché in effetti questo intervento dal punto di vista economico non viene in questo momento riconosciuto, cioè comunque non è rimborsato come tale. Io so che da regione a regione è diverso, infatti esatto. le persone spesso devono migrare da una regione all'altra per sottoporsi a questo tipo di intervento. Allora, esistono delle regole generali che normano quello che dicevamo prima, il DRG, cioè il riconoscimento a un ospedale pubblico o privato che sia di riconoscimento economico per un certo tipo di intervento. Questo tipo di intervento di fatto al momento non figura, almeno così viene assimilato ad un intervento chirurgico, come si cerca con una serie di alchimie di portarlo al DRG più vicino, però certo. non esiste una voce che citi questo tipo di intervento. Esiste poi un'autonomia delle singole regioni nell'ambito appunto di un programma generale nazionale, cioè che nell'ambito di quella regione ogni regione appunto può decidere, e questo rientra nella libertà d'azione delle singole certo. regioni, per cui alcune regioni sono state un po' più recettive e quindi si sono adeguate un po' meglio, altre hanno fatto dei sistemi di compensazione, per esempio rimborsabilità di parte della protesi che impiantiamo, eccetera, eccetera, però certamente quello che manca sono due le cose secondo me. La prima è stabilire qual è il fabbisogno reale per una regione certo, per milioni di abitanti certo. e questo è il punto, perché queste sono procedure costose, quindi abbiamo tutti l'obbligo morale di dedicarle alle persone che realmente ne hanno bisogno e non possono fare altro. Il secondo è che effettivamente ci sia un riconoscimento di quello che è il costo del DRG, il costo di fare questa procedura, e che sia correttamente rimborsato agli ospedali sui quali si impegna. Quindi questo in estrema sintesi. Diciamo che l'obiettivo, il vostro obiettivo è quello proprio di rendere quanto più, cioè di diffondere il più possibile questo tipo di intervento per via transcatetere, giusto? Beh, diciamo che l'ideale sarebbe di diffonderlo il più possibile nei pazienti laddove che non possono beneficiare. È chiaro, certamente. Perché non possiamo poi far confusione. Ci sono certo. dei pazienti giovani per cui possono usufruire tranquillamente di un intervento cardiochirurgico convenzionale, mm-hmm. con eccellenti risultati, con un profilo di rischio molto basso, con un'esperienza alle spalle di 50 anni. Ci sono poi dei pazienti che sono quelli a rischio un po' più alto, che effettivamente da un intervento di cardiochirurgia convenzionale possono avere tutta una serie di problemi. Diventerebbe rischioso, certo. Esatto, e quindi va bilanciato bene quello che è il rischio e il vantaggio
svantaggio, beneficio di un certo tipo di intervento rispetto a un altro. Questo però è il compito dell'Artime, che dovrebbe svestirsi, ognuno dei componenti dell'Artime dovrebbe svestirsi del suo abito di cardiologo, cardiochirurgo o quant'altro, per stabilire qual è la necessità di salute, qual è la tipologia di intervento più adatto per quel paziente che ha davanti. Certo. Quello che rimane però, che ci fa molto piacere, è che queste tecniche di intervento comunque sia si stanno evolvendo e stanno migliorando di giorno in giorno, e questo insomma ci fa ben sperare. Beh, sa, questa è un'evoluzione, certo, che noi apprezziamo negli ultimi anni. Pensi solo che 15-20 anni fa un paziente con l'ulcera gastrica c'è un intervento ad addome aperto, resecava una parte dello stomaco, adesso prende una compressa, quindi questo fa, certo, parte dell'evoluzione. C'è una bella differenza, assolutamente, certo, una, certo, terapia molto più accessibile, direi. Certo, certo. Professore, io la ringrazio molto per questa sua testimonianza, ci ha aperto un po' gli occhi di fronte a un problema di cuore. Sì. Grazie a voi. Grazie a lei. Buona giornata, grazie, e buon lavoro. Buona giornata. Ringraziamo il professor Sergio Berti, presidente della Società Italiana di Cardiologia Invasiva.